Fez è bellissima, adagiata in una conca. Nella città nuova veniamo colpiti dalle porte del Palazzo Reale. Tra lo scintillio dei portoni dorati, bellissimi mosaici colorati formano disegni geometrici. Ci avviamo nella parte vecchia, accompagnati da una guida del luogo, come ci è stato consigliato. Fez non è una città facile, perché è molto religiosa, quindi il turismo è vissuto con un po' di contraddizione, ben accetto perché rappresenta una voce importante dell'economia, però considerato anche quale elemento di disturbo. Passiamo per l'antico quartiere ebraico, la Mellà, anche se ora vi abitano pochissimi ebrei. Caratteristiche sono le case con finestre e balconi così differenti dalla tradizione musulmana. La Medina è un po' spiazzante. Per quanto vivace e movimentata, è essenzialmente molto chiusa nelle sue tradizioni millenarie. Del resto, come struttura urbanistica, resta ferma al Medioevo. Ed obbligo una tappa alle concerie nel souk dei tintori. Lo spettacolo che si apre ai nostri occhi è l'esempio più tenace di come si sia rimasti ancorati alle tradizioni sviluppatesi in epoca medievale. La pelle trattata qui è considerata la migliore nel mondo. Certo che ci sconvolge pensare alle condizioni di lavoro di questi tintori. Thank you.
La medressa Buinania ha la fama di essere la migliore scuola coranica di Fez. Le sue piastrelle colorate, i suoi stucchi e gli intagli nel legno sono a dir poco stupendi. La Medina si divide in zone che rappresentano le diverse corporazioni artigianali. Il tutto viene intervallato da abitazioni e luoghi di culto, che però possiamo guardare solo dalla soglia d'ingresso, poiché ai non musulmani è vietato l'accesso. Differente da ciò che vous avez vu, c'est les épices ici. La nostra guida è molto simpatica e riesce a trasmetterci l'energia che pulsa in questa Medina, semplicemente girovagando apparentemente senza meta. Usciamo dalla Medina ed andiamo a visitare una fornace dove si producono vasi, stoviglie e piastrelle. Qui si continua a lavorare artigianalmente, in un susseguirsi di gesti rituali. Ciascuno ha un preciso compito ed il risultato è opera di tutti.